2, tra poco su Boing. Forza, giudice, parli, per favore. Non è questo il momento di mettere in discussione. Silenzio! Insomma! Dicevo che questo tribunale giudica gli accusati colpevoli. Non è giusto! Come osate giudicarsi colpevoli? Silenzio! Ho detto colpevoli, signori! Non è giusto, siamo innocenti! Siete colpevoli! Vostro onore, questo giudizio deve essere considerato nullo. Ma ti voglio strozzare con le mie mani, te la faccio pagare! Silenzio, per favore, ordine in aula! La sentenza non è ancora conclusa! A Delfina Santijan, per tentato omicidio, 10 anni di prigione. Ah! Sì, hai visto? A Maria Laura Torres Oviedo e a Claudio Bonilla, per essere stati complici materiali, 7 anni di prigione. Cosa? No, no! No, no, non è giusto! Insomma... Silenzio! La seduta è tolta! Guardie! Portateli tutti in cella! Sì! Via, via! Nine, Massimo, fermo. Manca Lorenzo ora! Esatto! Noi altri siamo innocenti, eh? È colpa di Lorenzo, tutto quello che è successo è lui il colpevole! La colpa è di quell'ipispilorcio, sì. Signor giudice! Non sono colpevole di niente, tutti mi danno sempre dello stupido, ma è sono così, stupido! Stupido! Silenzio! Guardie, portateli via! No, aspetti! Lasciateli andare! Le streghe vanno in prigione, sì! Non ci posso credere, le hanno giudicate colpevoli, è incredibile! È impossibile, quelle due sono davvero perfide! Salve. Salve. È con te che ho parlato, vero? Sì, sì, è riuscito a parlare con Franco? No, non ho potuto, il telefono del fratello è spento. Dove lo posso trovare? In tribunale, però lo può aspettare qui. Non so di cosa voglia parlarmi, perché era urgente? Ecco, è meglio se parla con lui, però se vuole aspettarlo non è un problema. No, in che tribunale lo trovo? Itusengo e Cujo, ecco. Bene, grazie. Non voglio la tua compassione, serva. Io sì, serva, sollevami dalle accuse, non ti prego. Non ti mischiare, imbecille. Non provo compassione. Da una parte mi sento sollevata. Sapevo che le vostre cattiverie sarebbero state punite. Questa storia non è ancora finita, ricordalo. Vedremo chi sarà ad affondare. Io prendo il salvagente. Io vi perdono. Avrei tanto voluto che formassimo una famiglia. Non sono contenta di vedervi così. Oh, piccola, siamo ancora in tempo, amore mio. Sì, non è mai troppo tardi per perdonare e per amare. Vieni da papà. Ho sempre saputo che non amavate i bambini. Non è colpa vostra, non ve l'ha insegnato nessuno. Per questo vi perdono. Oh, quanto sei generosa, sì. Cara. Visto, gente? Che grande gesto, perdonare divino. Lasciateci andare. Sì, ma noi non dimentichiamo. Ci ricordiamo di tutte le cose che avete fatto. Dovete pagare in carcere. Ah sì? Sì. Allora sai che ti dico? Del tuo perdono non so cosa farmene! Dovremmo essere noi a perdonare voi! Falsa! Andiamo! Che faccia tosta! Delfina, perdonami. Ti odio. Ti odio con tutta l'anima, brutta serva! Ti odio! Perdonami. Prima! Finalmente una cosa bella per questa famiglia. Calmo. Va bene. Sì, dire che per un momento sembrava che andasse tutto male, ma poi è finita bene. Sì, forse è meglio che torni a controllare i piccoli, perché Nico solo con loro diventerà matto. Oh, Pete, signor Anna, perché questa faccia? Abbiamo vinto noi. Sì. Ma io sono contenta. Abbiamo vinto nonostante il suo aiuto. Insomma, signorino, il fatto è che la signora Anna ha un problemino. Bene, signora Anna, venga, diamoci un bel abbraccio. Ecco fatto. Finalmente è finito tuo vigno di streghe. Sì. Evaristo, un bello abbraccio per celebrare vittoria. Sì, festeggiamo. Possiamo tornare a casa e festeggiare. Sì, andiamo. Arrivo. Dai, Franco, muoviti. Mamma, guardami. Ma, figlio mio, ti ho già chiesto scusa. È difficile per me. Ti prego di capirmi, sai? Sì, certo, devo sempre capirti io. Senti, quello che ti sto chiedendo è di usare la ragione.
Mamma, ti voglio bene. Ma anche io ti voglio tanto bene, Massimo. Sì, però da quando sei entrata in questa casa non hai fatto altro che aggredire me, aggredire Flor, e l'hai derubata. E in più hai testimoniato contro di me. Ma... hai testimoniato contro tuo figlio. Me ne sono pentita. Sì, te ne sei pentita, però sai come ci si sente ad essere traditi dalla propria madre? No, non ne hai la pallida idea. Allora, adesso ti chiedo di rispettare Flor, di rispettare me e di rispettare mio figlio. E se ti dispiace essere nonna, parlane con Greenberg, però non mi rovinare la vita. Ti giuro, tesoro. No, non giurare. Questa è l'ultima possibilità che ti offro. Altrimenti puoi anche lasciare questa casa. Oh, se preferisci che no, me ne vada, no, allora. No, io non voglio, né io né gli altri di questa casa. Però è l'ultima opportunità. Reagisci, mamma. La cena, signori! Oh, la cena! Chissà cosa ci toccherà per cena. Più a destra, così. Tutto quello che vuoi. Oh, adesso più a sinistra. Ah. Ecco, ora più in vattene, basso. Vattene, poliziotto! Più in basso, ti ho detto, Bonilla! Basta, non sono affamato! Che bel fiorellino che abbiamo. Che volete? Qui. No, mandala, non mi abbandonare, mandala! No, per favore, vi prego, vi supplico. Già ho perso tutto, ho perso i gioielli, i soldi, il caviale. Non toglietemi il marito! Invece io ho perso l'abilitazione a fare il medico, ho perso tutti i miei risparmi. Se mi allontanate da Malala, chi mi darà adesso dello stupido? Succederanno cose orribili! Ma certo! Oh. No. Chi lo sa cosa gli faranno ora, poverino. Oh, tesoro, abbiamo perso. Invece quell'ipi traditore è a piede libero. Questa è la fine, bambina. No, mamma. Questa non può essere la nostra fine. E invece sì. Voglio fare una telefonata. L'abbiamo già fatta, Delfina. Qui non siamo in albergo, signorina. Sì, lo so già, però lei... non sai chi sono io. 26.901. Come? Non capisco. È la prigioniera 26.901. Vede che la conosco. Indovini qual è il mio, allora? Scommetto che non lo so. Sì, è molto interessante. Bravo, quello che sta dicendo, però... forse lei non sa chi sono io fuori da qui. Le potrei spiegare molte cose. Sentiamo. Io sono ancora la contessa di Cricoragan. Oh. Il mio nome è Delfina Santichan de Calderon de la Hoya. Uh-huh. E ora sto passando un brutto momento, ma sono comunque molto potente. Ah, sì? Visto che resterò qui per un po' di tempo, avrò bisogno di certe cose in seguito. Ma lei non si preoccupi, perché io saprò ricompensarla molto. Ma beh, per favore, figuriamoci. Te lo dicevo, tesoro. Ecco, salve, grazie. Visto, grazie. Che gentile, una cara ragazza, eh? Che carina, un amore. Ma ecco, come, Greta, qui. Non hai portato il pane? Questo senza pane è come mangiare un calzino. Non va giù va neanche bene, a morire. Scusa. Senti, ma tu credi davvero di essere tanto intelligente? Anche le cipolle. Chi parla? Anzi, no, non c'è segnale. Aspetti un attimo, perché non c'è segnale. Senti, un secondo. Non riattacchi, dovrebbe esserci campo qui, sì. Non riattaccare. Pronto? Mi hai tradita, ma te la farò pagare. Aspetta, senti, mi vuoi ascoltare? I giudici hanno sentito i bambini, però non avevano prove. Ascoltami bene, hanno emesso la sentenza in base alla convinzione fondata sulle testimonianze. Cosa avrei potuto fare? Ho fatto tutto il possibile, ora dovete fare appello. No, tu sei la mia unica salvezza e confido in te. Insomma, guarda, non c'è molto che io possa fare. Le cose sono andate male, mi dispiace. E possono ancora peggiorare molto, perché se tu non mi aiuti... dichiarerò di essere già sposata. Il matrimonio sarà annullato. Massimo tornerà libero e sposerà la serva. È questo che vuoi? Allora che dovrei fare? Devi trovare Lorenzo. Mi ha tradita e lo voglio vedere in galera al posto mio. E come? Dove lo trovo? Stava andando alle isole Fiji. Non credo ci siano molti voli giornalieri. Trovalo subito. Hai quella faccia? No, niente, ho trascurato alcuni clienti per via del processo e si sono un po' innervositi, ma niente di grave. Cos'è successo al peperone che avevo posato qui? Chi l'ha mangiato? E penso che l'abbia mangiato Miranda mentre noi non guardavamo, te lo dico io, è stata lei. Ecco, io volevo chiederti scusa, Miranda, per come ho parlato durante il processo, perché ero un po' teso e... No, non ci pensare, insomma... Massimo, no, era una cosa di lavoro, non ci pensare più. L'onorario, allora parliamo della parcella adesso, eh?
Stai scherzando? Ma... Non mi insultare, non intendo chiederti un centesimo, figuriamoci. No, no, l'ho fatto senti... per te. Ah, per te, per voi, intendevo per tutti voi. Ah, sì, molte grazie, che gentile. Bene, immagino che ora dovrai tornare subito a casa perché hai un figlio e si sa, un bambino piccolo ha sempre bisogno della presenza della madre, no? No, in realtà penso che resterà qualche giorno in città. Ah, che bello. Sì. Bene, grazie. Ah. Mi fa piacere che tu sia così contenta. Sì. Così magari passo a trovarti. Ma sì, naturalmente, quando vuoi. Ma certo, quando vuoi. Benissimo, adesso io devo andarmene, d'accordo? Però ci vediamo un'altra volta. In qualsiasi momento sei la benvenuta. Beh, sì. Massimo. L'accompagno. Sì. Ciao, tesoro. Ciao. Ciao, Thor. Ciao, a presto, tesoro. Mi segua. C'è la nonna, la facciamo giocare con noi, era ora. E la nonna? Eccola. Ciao, Thomas. Forza, nonna, andiamo, vieni a giocare con me, dai. No, no, non è il caso. Che cosa vuoi? Che ti legga un bel libro? Eh sì, sì, magari ci racconti una storia, tu sei no, bravo a farlo. No, è meglio in un altro momento. Perché mamma, no? Ma va pure. Mi piace vederti così mentre giochi sì. con i bambini. E ti diverti. Così mi piaci. Veramente? Sì. Sì. Allora andiamo. 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 Amore, dimmi. Che cosa le hai detto? È uscita dallo studio come un pulcino bagnato, non l'avrei sgridata. No, te l'ho detto, non l'ho fatto. Non, l'ho non fatto. Essere duro con tua madre, lei è buona e si comporterà bene. Vedrai che da ora non combinerà più guai. Sì! Ah, la vita senza streghe! Ho sofferto tanto, Valentina, tanto, va bene, tanto, Nicola, tantissimo! Lascia, siamo amici! D'accordo. I ragazzi saranno felicissimi, sono così contenta. Sì, hai ragione, deve essere meraviglioso per loro. Anzi, per tutte e due, secondo me. Sì, hai ragione. Franco, io sono davvero felice, sul serio. Grazie, faccia. Bene, ragazzi, dobbiamo festeggiare, non vi sembra? Sì, forza! Andiamo a prendere qualcosa da bere. Sì, andiamo. Bene, andiamo, Valentina. Amore, sono felicissima. Grazie. Ti ho vista in televisione. Ti sei incontrato con Matteo. Era venuto qui dicendo che l'avevi cercato. Mi ha detto che ti avrebbe raggiunto. Ma non l'ho visto. Gli ho detto dove eri. Mi è sembrato strano, nervoso, non lo so. Allora non è partito. Salve, Julia. Hai fatto in fretta? Sì, come ti ho anticipato al telefono, devo parlare con te. Vorrei sapere una cosa. Dimmi, dimmi, però non ho molto tempo. Ecco, ho un pensiero che non mi dà tregua e devo liberarmi di un dubbio, altrimenti penso proprio che diventerò pazzo. E l'unica persona che mi possa aiutare sei tu. Dimmi. Ecco, già so quello che mi hai spiegato, che non hai mai avuto il bambino, ma non so, magari mi hai mentito per un motivo che non so. Basta con questa storia, che vuoi sapere? Voglio sapere... Franco. Franco Fritzenwalder è mio figlio. Forza, nonna, ancora una partita. Dobbiamo festeggiare che le streghe sono volate via, dai. Dai, una partita, cosa ti costa? No, basta. E basta anche chiamarmi sempre nonna. Dai. Bene, adesso per festeggiare potremmo leggere un bel racconto. No, scherzare. I soldatini. Non prenderci in giro, dai, nonna. Dai. Sapete cosa potremmo fare? Giocare a nascondino. Certo, scommettiamo su chi riesce a non farsi scoprire. No, non mi sembra il caso. No, dai, una partita sola, che ti forza, costa? Una partita ci stiamo esercitando, dai. Che i bambini possano battere. Va bene, una sola, dai, bambini, una sola. Ora vi farò vedere come questa vecchia signora vi insegnerà a giocare a poker. State attenti. Bene, allora, ragazzi, fate le vostre puntate. Dai, punta, Marco. Dai, apri il gioco, forza. Oh, cari ragazzi, ora la vostra maestra vi mostrerà i trucchi del gioco del poker. Sono un fire! Mi piace l'adrenalina. Sì, è come un'onda che ti spinge sulla spiaggia della vittoria. Però voi non vi disperate, eh? Perché un buon giocatore non deve mai disperare. Spera sempre. Giusto, carte? Sì, ne voglio due. Una, per favore. D'accordo. No, io sono servita. Ecco. Carte. Chi gioca? Allora, ecco. Ti fa vedere le carte. Tris. Io full. Tutto mio. Ho vinto. Grazie per il CD. Poker. Ah, sì. Ho vinto. No, non ci credo. Mamma.
Voglio sapere che cosa significa tutto questo. Non vedi? È un casino clandestino. No, no, Flo, no. Cara. No, ti assicuro che lo abbiamo arredato così per farlo così sembrare più bello. Stavamo facendo un giochetto con i bambini. Infatti, sì. È vero, che cosa è vero, vi state inventando? Così. Quelle sono fish. No, la verità è che questo è un gioco educativo. Sì, originale del Messico ed è migliore degli altri. Perché comprendere basta con le bugie. Quello che stai facendo è molto grave. No, però, ascolta, la nonna non ha tutta la colpa. Siamo stati noi a insistere. Sì, sì, l'abbiamo costretta. La colpa è solo nostra. Non immischiatevi, andate subito nelle vostre camere, forza! No, ragazzi, no, dai, non ti preoccupare, non basta chiamarmi noi! Roberta! Andate. Su, fate i bravi e andate in camera vostra, dopo vi racconto tutto, andate! Adesso mi devi ascoltare. Però, ragazzi, lasciate che vi spieghi, io sono che sicura cosa? Che vorresti chiedere, mamma? Non volevo giocare, ho provato a resistere, ma... Basta, sono mamma, smettila, sei un irresponsabile! Amore... Quello che stai facendo è molto grave, dai il cattivo esempio a tutti in questa casa! Tesoro, non esagerare, tua madre ha sbagliato, però cosa? Anche tu... Quale però? Qui non ci sono, però! Ti avevo dato un'ultima possibilità e tu che hai fatto? Hai allestito un casino clandestino! Ma che stai facendo? Cos'è che vuoi che i bambini quando crescono somiglino a te? È questo che vuoi? Per favore, Massimo, non mi parlare e così! Come ti dovrei ti chiedo solo di perdonarmi. No, io non voglio alcuna scusa, non accetto nessuna scusa. Ti avevo avvertita, adesso quello che voglio è che te ne vada da questa casa. Come ti viene in mente che Franco sia tuo figlio? Sei pazzo? No, no, non sono pazzo, è che... Cerca di capirmi, ti prego, sono successe cose che... Così ho iniziato a pensare che tu, forse... Hai voluto mentirmi per via di tutto ciò che è accaduto tra noi e se le cose stanno davvero così, vivrò senza sapere mai la verità. E questo è da pazzi. È da pazzi. È un delirio totale. Quel bambino non è nato, non l'ho mai avuto. E parlarne mi fa ancora molto male, mi causa un grande dolore. Perdonami, mi dispiace. Il fatto è che quando vi ho visti insieme, tu e Franco... Certo, io... Franco è il padrone del posto dove lavoro. Te l'ho detto, non voglio perdere tempo con questa storia. Hai ragione, sono uno sciocco, scusami. La verità è che non è possibile che Franco sia mio figlio e soprattutto perché mi avresti mentito se non per... Con quello che è successo ho iniziato a ripensare a tutta la nostra storia e così... Sì, ti capisco, anche a me fa... Mi fa molto male, lo ammetto, mi fa soffrire. Anche se puoi non crederci, Julia, ma per tutta la vita mi sono pentito di ciò che ho fatto. Sai, penso che sarebbe tutto diverso se quel nostro figlio esistesse. Niente, perdonami. Sono sconvolto, scusami, me ne vado. È finita, ora basta, ho deciso. Massimo, io davvero non ti capisco. Perdonala, è tua madre. Ti ha portato in grembo come io porto adesso la nostra contessina. Sbagliare è umano. Appunto. Se lei non sa distinguere cos'è bene e cosa non lo è per un bambino e non può rispettare né me né la persona che amo, se ne deve andare da questa casa. Shhh, è la mia ultima parola. Per favore, sono io a chiedertelo. Sai che cosa darei per riavere mia madre ora, anche se combinasse sempre guai? Ma non ho ma questa insomma, fortuna, non perdonala. Come faccio a perdonarla? Prova a farlo. Ti assicuro che non l'ho fatto con cattiveria, capisci? Te l'ho detto, ho provato a controllarmi, ho fatto tutto quello che potevo, però è una malattia, non ho potuto. Perdonami, no, figlio. Perdonala. Mio. Se la perdono non la aiuto di certo. Ho già preso la mia decisione. Deve andarsene da questa casa. Quando è così, se me ne devo andare, vado a fare le valigie. Non vi preoccupate per me. Io non lo so, ma da qualche parte andrò. Ma insomma... Non vi preoccupate, perché io sarò molto... Sarò molto bene. Tesoro. Argomento chiuso. Neanche per sogno, Massimo. Al tuo ritorno a Londra. A tutti i viaggi futuri. Al Pentathlon a cui domani parteciperà il mio boyfriend. Spero che ci sia molto sole, così si abbronza i muscoli. Brindo allo sport e alla salute fisica. Bravo, però ricordati che devi continuare ad allenarti, carino. Continui ad allenarti, Nicholas. Mi sembra molto sciocco, però bene, sì. Senti, sì, Valentina, sono molto fiducioso, soprattutto ora che le streghe sono in prigione. E se non vinco, non mi importa di umiliarmi per mostrarti di cosa sono capace di fare per te. Sono sicura che tu sia in grado di umiliarti, sta tranquillo. Beh, che fai? Allora vado ad allenarmi, Darling. Bene, bravo, io ti darling. Accompagno, Darling. Come pesi, Maya? Cosa mangi a Londra? Ma come ti permetti? Allora, non risponde? No, non risponde, che ce la fare al cellulare. Rispondi, Franco, dai, vuoi rispondere a quel telefono? Salve, sono Matteo. Risponde alla segreteria. Grazie. Matteo, sono Franco Fritzenwalden. Per favore, richiamami. È molto importante quello che devo dirti. È importante. Avrei voluto parlartene di persona invece di lasciarti un messaggio al cellulare, ma niente. Ho rimandato il viaggio per un po', ma ora devo andare. Spero che potremo parlare in un altro momento.
Mandami un'email o quello che vuoi. Bene. Ciao, Franco. È stato un piacere. Dai, non fare così. Dai, non fare quella faccia. E poi, se te ne vai, sarà solo colpa nostra, perché siamo stati noi a incoraggiarti voi a giocare. Voi non avete alcuna colpa. Se me ne vado, è perché Massimo ha ragione. Tuo figlio è un ingenuo che non sa niente. Mi fa ridere se lo ridere. Se così, è perché deve farlo. È solo che io... Ora basta lacrime, ragazzi. Sapete cosa possiamo fare? Prima di andarmene, voglio prepararvi un dolce delizioso che conosco io. Perché così, quando lo mangerete, vi ricorderete di me. Ah, è un dolce così buono. E inoltre è magico. È una delizia che scaccia i dispiaceri dell'anima. Buono, non vedo l'ora. E adesso vi chiedo di stare qui a guardare come lo faccio. Così imparerete a farlo. Che profumo! Voglio sentire com'è. Fermo, no. Birbante! Lo preparavo sempre quando Massimo era bambino. Senti, nonna, che cos'è questo? Un budino? Ha un nome così simpatico. Si chiama... Kartoffelkuchen. Massimo, ti prego, perdonala. Guarda, ci ha preparato un dolce. È così buono, per favore, non cacciarla. Figlio caro, volevo preparare qualcosa di buono prima di andarmene, sai? Qualcosa di dolce, per farti dimenticare tutte le cose amare. Ti avevo chiesto di andartene il prima possibile. Insomma, lei non c'entra niente, ragazzi, è tutta colpa nostra. Non ti saresti dovuta disturbare a cucinare tutto questo, perché sia i ragazzi che io non lo mangeremo, è troppo pesante. Stai cacciando la tua mamma. Ora vattene. L'ho chiamato ma non risponde, Flor. Gli ho lasciato 1000 messaggi. Gli voglio dire che sono suo figlio. Non riesco a incontrarlo. La verità è che voglio parlarti, Flor. Ho paura, non lo so. Sì, sì. Non ti preoccupare, sto bene. Sì, poi ti chiamo. Ciao. Franco, Matteo è venuto da me, ti stava cercando. Come? Ma dov'è? Lo sto chiamando da ore, ma non riesco a parlarci. Non so dove sia, non ne ho idea. È venuto per chiedermi se tu... se lui... Non è che gli hai detto qualcosa? No. Cosa ti ha chiesto se sono suo figlio? Che gli hai detto? No, niente, non gli ho detto nulla. Ho mentito. Quel tipo ti potrebbe rovinare la vita. Tra l'altro già lo odi come allenatore, immagino. Ma dov'è che... adesso? Non lo so, non ho idea di dove sia. Un messaggio. Adesso come lo trovo? Dove lo trovo? Perché vuoi incontrare quell'uomo, Franco? Perché? Avrei voluto parlartene di persona invece di lasciarti un messaggio al cellulare, ma niente. Ho rimandato il viaggio per un po', ma ora devo andare. Sta partendo. Mandami un'email o quello che vuoi. Bene. Ciao, Franco. È stato un piacere. Allora, vi è piaciuto il dolce che ho preparato? Sì, è la cosa più buona che abbia mai mangiato. Però non potrò mangiarla più. No, non devi dire così, perché ve l'ho insegnato. Roberta lo rifarà per voi. No, perché quando lo cucinerò mi ricorderò di te. Non te ne andare, nonna. Portaci con te. Non mi fate piangere. Sapete cosa vi dico, tesorini miei? Stare qui mi ha arricchito tantissimo. Vi assicuro che sarete sempre nel mio cuore. Di te voglio portare il tuo sorriso, la tua allegria, la tua dolcezza. Di te ricorderò la tua sensibilità e la tua intelligenza. E a te, tesoro, ruberò le ciglia. Che buono questo. Chi l'ha preparato? Anna. Sì? A Massimo piaceva moltissimo quando era bambino. No, è buonissimo, amore. Ha chiamato Franco. Dobbiamo aiutarlo. Dobbiamo parlarci. Sei pronta? Sì. Non posso credere che tua madre ti abbia preparato per tutta l'infanzia delle cose così buone. Che invidia! Sì, amore, però non lo mangiare perché è piuttosto pesante, sai. Evaristo, puoi prendere i bagagli. Sì, signor Conte. Non ti capisco, la tua stessa madre. No, tesoro, non te la prendere così. Sapete, io capisco perché
Ecco, per i figli è difficile comprendere. Una madre perdona sempre i figli, ma i figli non riescono a perdonare le madri. Quando sarà padre, allora potrà perdonarmi. Visto che tra poco diventerai padre, non potresti perdonarla con un po' di anticipo? Mia madre sa bene che la sua condotta è inaccettabile in una casa normale. E vale anche per questa. Anche se noi le vogliamo molto bene. C'è dell'altro dolce di cioccolata in frigo. Grazie. Prego, cara. Ciao, nonno. Ciao. Che me trajo un día el viento que me enseña a reír. Que da ganas de vivir donde las alas existen. Y no hay corazones tristes y en abril surcan flores de colores mi jardín. Surcan flores de colores mi jardín. Hay un cuento donde vive un sentimiento que nunca va a morir. ¿Qué avete? Si può sapere perché mi guardate come se fossi un mostro. Io l'avevo avvertita da molto tempo, gliel'avevo detto. Sentite, qualcuno doveva mettere le cose a posto. Pensate che sia facile? Un momento. Aspetta, aspetta, mamma. Evaristo, ci lasci soli. Se ho bisogno di qualcosa ti chiamo. Sì, signor Conte. Allora? Evaristo, secondo te il Conte vuole perdonarla? Conoscendo il mio padrone, no, non credo. È davvero inflessibile. Scommetto uno yogurt che la perdona. Thomas! Che ho detto? Mamma, mamma, vedi, vedi a cosa siamo arrivati. Sì, lo vedo bene. No, no, scusami, sono io a sbagliare. Caro bambino, sei tu a doverti occupare di tutto e di tutti, mentre questa vecchia Anna, con i suoi vizi, con i suoi difetti, non è tua la colpa. Sì che lo è, lui che vuole separare una nonna dalla sua nipotina. Flor! Io non volevo arrivare a questo punto. E nemmeno io, figlio mio. Lo so che mi vuoi bene. Sì, ti voglio bene, e tanto, però... No, ma che... No, 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 non capisci. Mi fai sembrare un mostro. Invece lo sei, Massimo. Anna, ci mancherai, ci mancherai tanto. La senti? La senti? Anche io sto soffrendo per questa cosa. Non capisco. Prima ti sapevi controllare, riuscivi a reprimerti. Che succede? Non lo so. Forse non servo più a niente. No, 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 non dire così, mamma, non dire così. A me piacerebbe che tu restassi, soprattutto ora che avrò una bambina. Potremmo essere felici. Certo, lo so, anche a me piacerebbe. A cosa mi serve viaggiare in tutto il mondo se il mio stesso figlio non mi vuole nella sua casa? Possiamo trovare un accordo? Sì, sì. Perché mi piacerebbe che tu restassi. Anche a me. Fatti abbracciare. Mamma, mamma, mamma. Adesso devi farti seguire da Greenberg tutti i giorni, perché voglio che tu guarisca e subito. Così potremo affrontare una nuova vita tutti insieme. Perdonate, non ci posso credere. Vado a Rosenbaum e chiedo a Greta quanto manca per il mio sformato di patate. Sì, va? Sì. Che bello, la nonna di mamma. È partito per colpa tua, perché gli hai mentito? Franco, non dire così, ha solo fatto del suo meglio. E come, mentendo, brava? Ma l'ho fatto per proteggerti, solo per proteggermi questo. Proteggermi da cosa? Dovevi dargli una possibilità, era solo un ragazzo. Anche io ero giovane. Ero molto giovane, lui si era dimostrato un uomo inaffidabile e immaturo. E poi anche tu eri arrabbiato con lui. Non te ne rendi conto? Lui non è cambiato e non cambierà mai. Era triste, tu non l'hai visto, ma era distrutto. Non sai come si sente. Non lo conosci, non hai idea di come sia. Non sai che cosa ho passato. Credi forse sia stato facile per me? Matteo, non è come pensi. Franco, cerchiamo di ragionare. Non c'è più tempo, devo fermarlo. Allora, Nicholas, bravo! 70 chilometri in un'ora, non è male. Fratellino, no. Ma vinciamo un po' la resistenza, forza. Ecco. Allora? Ma sei al primo grado di difficoltà. 59? 60! Sei un mito tesoro! Aggiungo un po' di peso per le prossime ripetizioni, così va bene? Pensi ancora di farcela? Ancora un po', sì. Ancora? Certo. Più peso? Bene. Andiamo, darling! Uno, due, tre,
Ma chi me l'ha fatto fare? È più facile mandare Delfina in prigione che sollevare un bilanciere di 100 kg. E Valentina ballerà sul mio cadavere sulla pista dei 100. Sì, Nico, hai ragione. Abbandona tutto adesso subito. Adesso mi dici così, dopo tutto quello che ho fatto per arrivare qua, è il mio orgoglio. E i tuoi muscoli, eh? Mica posso darteli io. Perché non l'ho sfidato a nascondino o in qualche altra cosa? Già, mi sono spacciato per un maschio virile. Non posso ritrattare, rischio di perderla. Devo andare avanti e competere. Va Devo bene. Vincere. Sì. Ma come? 49, 50. Bravo, continua. Ho trovato. Cosa? Nello sport, come in amore e in guerra, è tutto lecito, è tutto lecito. Come è tutto lecito? Ti ricordi che una volta una squadra di calcio ha usato una bottiglia d'acqua sospetta, un po' sospetta? No, no, Nicolas, no. Sì, Maya. No. Sì. Non so se te ne rendi conto, ma i bambini sono stanchi di aspettare. Quanto dovrà restare ancora quel Rosenbaum? Greenberg, amore, e ci vorrà tutto il tempo necessario perché mia madre è malata e dobbiamo imporle dei limiti. Certo, questo è vero, ma non puoi cacciarla e perdonarla, cacciarla e perdonarla una volta sì, una no. Non è così, l'importante è non tentarla, non deve... Potresti smettere di mangiare per un po'? Perché? Ma come perché? Ti farà male. Come dici? Che cosa intendi? Che sono brutta? Vuoi dirmi che sono ingrassata? No, certo che no. Sai che ti dico? Sai essere molto aggressivo quando vuoi con me. Non sono affatto aggressivo, te lo sto dicendo perché sfoghi tutta la tua ansia mangiando e questo non va bene. Tu sai come sfoghi la tua ansia trattandomi male, dicendomi che sono brutta, grassa, che non mi ami più, Massimo. Non lo penso. Non ti preoccupare, tesoro, capisco che tu sia nervoso per tua madre, ma io al contrario di te non ti aggredisco, ok? Con Anna Rosenbaum andrà tutto bene perché lui sa quello che fa. Tesoro, Greenberg sa quello che fa. E un altro che sa quello che fa è Lorenzo, che riesce sempre a farla franca. No, non ricominciare perché abbiamo cose più importanti, come occuparci di tua madre, di Franco. Ah, a proposito, Franco vuole incontrare suo padre, vuole dirgli tutta la verità. Stai dicendo sul serio? Sì. Dobbiamo stargli vicini. Sì, è vero, lo voglio chiamare, lo chiamo subito. Rosenbaum, era ora. Grim, come sta? Bene, è più tranquilla, ha voluto parlare. Cosa ha detto? Che vuoi che abbia detto? È stata male quando ha capito che suo figlio la voleva cacciare. Ma che cosa stai dicendo? Non dire assurdità. No, mi dispiace, non sono assurdità. No, Anna sta molto male. Ma per un fatto, ecco, comprensibile. E quale? Perché è gelosa. Non riesce a farsi una ragione che il suo bambino è un uomo sul punto di avere una figlia. Cerca di accettarlo, ma ecco, certo, non è facile. Come per me il tortino di cioccolato con il cuore di panna. Io provo a digerirlo, ma lui torna a tormentarmi. È per questo motivo che si è messa a rubare e a giocare a poker. Esatto, è proprio poverino. Questo. Ma è gelosa, solo che lei non lo sa. Va bene, ma non per questo possiamo lasciarla fare tutto quello che vuole. Sì, certo, ma dobbiamo comunque trattarla bene. Lei non dico agisce di no. Così perché ti vuole bene. Sì. Come il fio che mi parte mi la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo. Non lo vedo, Franco. Che cosa facciamo? Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Mi scusi, una domanda. Il volo che parte per Madrid, qual è? Grazie. Hai sentito cosa ha detto Rosenbaum? Di non gridare, criticare e non rimproverare. Comprensione per la nonnina gelosa. Eccola. Ah, ragazzi, già mi sento più sollevata. Indubbiamente Greenberg fa bene il suo lavoro. Sì. Allora, tesoro, ancora ce l'hai con me? Prendile la mano. No, mamma, non ce l'ho con te. Anche se sembrerebbe di sì, eh? Io a volte mi chiedo perché si diventa madre. Ho dato tanto, e dato. Non so se ne sia valsa la pena. Per favore, non fare la vittima, eh? Se tu fai le cose giuste, staremo tutti meglio. Prometto che farò tutto il possibile per comportarmi bene con te, con Flor, con tutti. E con la nipotina. Ah, sì, mi fa così piacere avere un nipotino. Nipotina? Certo, sì. Voi continuate con le vostre cose che io posso sopravvivere, anche se non importa a nessuno. E dai, levati dalla faccia quell'espressione da cane bastonato perché andrà tutto bene, vedrai. Sei sicura? Sì, andrà tutto bene. Non senti che c'è come un'area di armonia, di allegria? Vediamo, le streghe sono in prigione, i bambini stanno bene, noi due anche, e Franco... Che succede? Cosa ti fa male? Dove? Aspetta, la faccia, amore, respira. La faccia, la siediti, faccia. Siediti, vado a chiamare Chiamo medico, chiamo medico. Sì, non mi lasciare da sola. Qui. Chiamo medico. E vado a prendere il telefono e torno subito. Tu respira. Ah.
ci posso credere, incompetenti, non sanno niente. È di qua. Scusate, devo parlare con un passeggero, per favore. Impossibile, hanno già imbarcato tutti. Solo un minuto, per favore, si chiama Matteo Calderone. Sì, è appena entrato, ma voi non potete passare, dovete allontanarmi. Non insista, per favore. Fatemi passare, non lo capite che devo solo parlare con lui? Fatemi passare. Va bene. Riesco a crederci, è partito, se n'è andato. Non ti preoccupare, Franco, troveremo una soluzione. Ah. C'è un'infiammazione. Come un'infiammazione? La bambina ha un'infiammazione? No, la bambina no. Mi dica, cosa ha mangiato? Un paio di cosette. Sì, giusto delle cosette. Pan di Spagna, yogurt, cioccolata, banana e cioccolata, prosciutto cotto affumicato e poi altra cioccolata. Esatto, anche che cos'è? È una mousse al cioccolato e menta che faccio io. Ah, sì, è buonissima. Se non mi crede dovrebbe assaggiarla. Comunque io penso che tutte queste cose così buone non possono farmi male. La bambina mangia bene e... No, è ovvio che non le faccia male. Ma il problema è che lei non smette di mangiare. Si è pesata ultimamente? Ha preso peso? No, per niente. Sì, ne sono sicura 100%. Avete una bilancia? Non c'è. Sì, gliela porto. Torno subito. No, Massimo, lascia stare, la bilancia non funziona. Ha visto? È molto nervosa, dottore. Lei non le può dare un calmante? Non può dare a mia suocera un bavaglio, così non parla più a sproposito, per favore. Ecco, questa ci dirà la verità. Ottimo, si pesi. Nicolas, quella pillola gli farà male. È solamente un lassativo, così lui avrà mal di pancia e non gareggerà. Sei ogni giorno più strano, te ne rendi conto? Il mio amore è in gioco. Dimmi buona fortuna. Buona fortuna? Oh, amico, sarai stanco dopo tanto esercizio. Vuoi un po' di succo di ciliegia? Bevine un po', no? No, grazie, prendo un complesso vitaminico. Io sì, lo voglio, dammelo. Devi comprartelo, pagalo. Nico, sei un bambino, un immaturo. Quando è che ti decidi a crescere? Non mi daresti un bel po' del tuo complesso vitaminico? Grazie. Com'è buono, grazie. Delizioso, ti ringrazio tanto. Bevilo tu adesso. Va bene, tienimi questo. Tesoro? Ti cambi qui o a casa? Mi cambio qua. Ah, un bacino. Bacino. Valentina è così dolce. Sì, dolce come la tua vita. Bevila, che riscalda. Ah, sì. Darling. Vuoi mangiare fuori o preferisci a casa? Dove vuoi tu. Per me è lo stesso. Bacino, sì. Vado a cambiarmi. Va bene. Nicolas, vedrai che sarà il migliore a vincere, cioè Pato. Questo lo vedremo. Va bene. Lo vedremo. Darling. Franco, com'è andata con tuo padre? Niente. Che vuoi che è successo? È partito. Ma ti scriverà, Franco? Sì, oppure ti chiamerà. Vai, Franco, non fare quella faccia e andiamo al pub. No, me ne vado a casa. Voglio parlare con Massimo Flor. Perfetto, tesoro. Non c'è niente di strano qui. Il peso è perfetto. Mi dica la verità. Da quanto tempo non si pesa? Ecco, i giorni passano veloci. Una settimana, diciamo. E beh, niente di niente. Perché mi guardate così? Perché mi fissate? Il peso è perfetto, non c'è nessun aumento improvviso, quindi... Dottore, ho letto che ci sono donne in dolce attesa che negano il proprio peso. Sì, alcune lo fanno. Io non nego il mio peso, ma per favore, è naturale che una voglia mangiare. 3 chili mica sono tanti. Ma 3 chili in una settimana? Ah, caro, ti sei trovato una ragazza tonda. Mamma, ma che cosa... Che ho detto? Signorina, non si preoccupi, lei è nella notte. No, ma che gentile, la ringrazio tanto. Non fare così, Flor. Certo, è magra adesso, ma a questo ritmo diventerà presto un barile. Tienimi, perché la strozzo, mamma, Massimo. Mamma, smettila, per favore. Diventerà come la zia Gertrude, te la ricordi? Abbiamo messo un lucchetto alla credenza, somigliava a un bue. Ma che stai... Tesoro, sei così bella e sono sicuro che con un po' di dieta non solo non ingrasserai, ma starai bene. Le prescrivo una dieta adeguata sia per lei che per il bambino. Bambina? Sì, certo. Bambina. Ah, un'altra cosa, faccia yoga. È ottimo per l'ansia. Se non la contiene mangiando, figuriamoci con lo yoga. Non ricominci, ho frugato tra le cose di Massimo, scusami. Io ho trovato la foto di quando aspettava Massimo. Era grassa come una mucca cricconganese. No, carina, perché io durante l'intera gravidanza ho preso appena poco più di 6 chili. Diciamo allora che il problema era opposto. 6 chili sono troppo pochi.
Allora, forse non ricordo bene. Invece, secondo me, avrà preso 16 chili almeno. No, carina, non possono essere stati tanti, perché dopo un mese ero già in grado di tornare a ballare. Signore, per favore, basta. Grazie, dottore. Grazie. Sì, grazie, dottore, può andare. Le lascio questa. Bene. Sì. Buona giornata e chiamatemi in caso di bisogno. Mi segua pure. Oh, che tristezza. Stai bene? Sì. Sì. Presto, portami le patatine fritte con cipolla, così starò meglio. Patatine fritte con le cipolle. No, aspetti, lasci fare a me. Molto gentile, grazie. Grazie, fatto. Ah, Lorenzo, vero? E tu saresti? Sì, sono io. Lo sapevo. Sai, la televisione purtroppo non mi rende giustizia. Inoltre, al processo non ho dato il meglio, così. Che cosa vuoi? Devo dirti che non puoi partire. Ah no, perché? Perché dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare, tu e io, di che cosa? Tu e io, sì, del tuo matrimonio con Delfina, dobbiamo parlare. Ah, no, bene, quello prima o poi salterà fuori, perché ecco, ti basterà liberare la tua cliente in qualunque momento e allora, insomma, non c'è bisogno di parlarne. Beh, invece sì. Beh, no, perché ho lasciato una lettera che spiega tutto, quindi prendo un aereo e me ne vado alle Isole Fisi. E poi, sai una cosa, ti porterei con me, però non sei il mio tipo. Addio. Quella lettera è in mano mia. Massimo non l'ha mai letta. Per questo non puoi partire. Perché quel divorzio non deve essere scoperto. E non verrà scoperto. Allora, Lorenzo, parliamo. Mi dici di no, invece è così. Sono una cattiva madre, anzi una pessima madre. Ma che genere di madre avrà la mia bambina quando nascerà? Una balena? Ma no, no, amore mio, non sei una cattiva madre per invece questo. Invece sì, perché penso a mangiare, solo a mangiare. E se il cibo soffocasse la bambina? Su, tesoro, calmati adesso, non ti angosciare. No, è la bilancia ad angosciarmi, la bilancia mi perseguita. Ascoltami. Nostra figlia ha la migliore madre del mondo. Tutto quello che deve fare questa mammina è non esagerare con i dolci, capito? No, che antipatico, perché mi dici così? No. Sei cattivo, certo. Forza, Flor, non ti ingozzare di tutti quei dolci. Non conosci un modo più simpatico per dirmelo? Milanese. Dai, Milanese. Non mi chiamare in questo modo. Massimo, mi tenti, ti prego. Tu sei così buono, come un dolcetto morbido. Io ti mangerei tutto. Siete tanto dolci, tu e nostra figlia. Secondo te saremo felici? Sì, tantissimo. E mangeremo spaghetti al ragù e le pappardelle. Sì, ma è quello che mangerò io, tu, insalatina e nient'altro. Stavo pensando in questi giorni al fatto che Delfina è in prigione. Mi sono detta, bene, adesso è innocua, vorrei il divorzio. Senti, non voglio farti pressioni, ma credo che nostra figlia dovrebbe avere dei genitori sposati. Insomma, potrebbe avere delle difficoltà se noi due non fossimo legalmente sposati come tutti i genitori del mondo, come amore, la logica amore, raccomanda, amore. E quindi... Mi vorresti sposare, Flora? Sì, lo voglio. Certo. E tu sei il mio principe azzurro. Noi due ci sposeremo, te lo prometto, ci sposeremo. Ti amo. Sì. Franco, che cos'è successo? Nein, Frau Anna, non si fa così. Ma insomma, mi sto solo riscaldando. Ti farò vedere di cosa sono capace. No, va bene. Lui voleva tenermi, capisci? Però suo padre lo ha convinto ad abbandonarmi. E questo è il problema. Ora Julia ha mentito, lo ha allontanato peggiorando le cose. Non so perché l'ha fatto. Sì, adesso però cerca di calmarti perché risolveremo. Ma come, Massimo? Non hai capito? È partito, non ho potuto raggiungerlo per dirgli che sono suo figlio. Non ce l'ho fatta. Va bene, aspettate, non è una cosa così terribile. Insomma, la Spagna non è dall'altra parte del mondo. Oh, sì? Insomma... Bene, Greta, andiamo in cucina adesso. Va bene, andiamo. Cosa fai, tesoro, mamma? Tesoro, ti prego, calmati. Ma come? È una sorpresa. No, 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 non amo le sorprese, disperato, tanto meno le tue. Ah, bambino, mi offendi. Vado io. Franco, ti prometto che a Madrid o in qualunque altro posto riusciremo a trovarlo e tu riuscirai a parlare con lui. Ti devi fidare, tesoro. Prego, si accomodi. Franco. Matteo. Ho ricevuto il tuo messaggio, mi era sembrato molto importante, così ho preso un volo da Montevideo. Non so nemmeno io perché. Flor, andiamo. No, restate, per favore. A dire la verità, questa storia non mi tranquillizza, è successo qualcos'altro? Sì, ecco... È difficile riuscire a dirtelo. È che io... Avanti, che vuoi dire? Sì, sono successe così tante cose che... sono stati fatti così tanti errori e... dette tante bugie. Ma
Di che stai parlando? Ecco, Matteo. Che cosa? Sono tuo figlio. L'appuntamento con i telefilm di Boeing finisce qui.